secondo nella prima prova a cronometro Astrova, come sempre si fa scandire il tempo dalla fisarmonica. Si classificherà terzo, secondo nelle due prove. Bartali è uno specchio di regolarità. Sesto Rocca di Papa, si classificherà sesto anche oggi. Settimo nelle due prove, ancora più regolare Kübler. Quarto nella prima e nella seconda prova, quarto nella graduatoria complessiva. Migliorato invece Magni. Ottavo nella prima prova a 3 minuti da Coppi, quinto oggi a 1:43. Sesto nel complesso. Ultimo a partire, Fausto. Un guizzo ed è già in piena azione. Oggi deve superare un grande avversario, Coble. Nono a Rocca di Papa con oltre 3 minuti di distacco da Coppi, il redivivo Hugo è sino a questo momento nettamente primo. Ma Fausto non sarebbe lui se non vincesse anche questa prova. L'avevano definito re della montagna, ora lo chiamano a ragione imperatore del cronometro. Marcia alla media spettacolosa di 42.200 l'ora, sfoggiando uno stile e una compostezza da sbalordire. L'ultimo dei 65 km è tutto una volata. Il tempo di Koblet è battuto di 15 secondi. Il giro ha ritrovato il suo mattatore.